Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre. L'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. Shock subito. E il suo fisico, nonostante le numerose trasfusioni, desta molte preoccupazioni. Volli partecipare ai funerali che si tennero in Duomo. Ricordo quella mattina, sembrava quasi che calò una cappa nera su Milano. Sembrava proprio qualche cosa che si verificava per questa circostanza. E ricordo quel momento, il sagrato del Duomo, questa folla enorme di gente che spontaneamente erano venuti a partecipare ai funerali. E la cosa impressionante è che c'era un silenzio di morte sul sagrato del Duomo, non si sentiva il minimo rumore, soltanto il rumore dei passi. Ancora una volta il sangue innocente di Abele, sparso a macchie enormi, offende questa mia diletta città, industre e onesta. Offende le tradizioni civili e cristiane della nazione, la stessa umanità. Il sacrificio cruento dei nostri fratelli, con il dolore dei familiari, oggi già cominciano a beneficarci, riunendoci tutti in un proposito solo di rinnovamento sincero. E non sia solo per questa ora. Carlo Garavaglia, Giovanni Arnoldi, Pietro Dondena, Carlo Silva, Attilio Valle, Eugenio Corsini, Mario Pasi, Oreste Sangalli, Girolamo Papetti, Mario Pasi. La vita del sovrintendente della Polfer, Emanuele Petri, è finita in questo vagone ferroviario. Questa mattina, intorno alle 8.30, lui ed altri due suoi colleghi passa fra i sedili per un normale controllo. Banale controllo a bordo di un treno è l'agente della polizia ferroviaria. Emanuele Petri è toccato in sorte di imbattersi nei vertici delle nuove Brigate Rosse. Mario Galesi e Desdemona Lioce, che si è dichiarata prigioniera politica. In caso. Uno dei figli del colonnello, sceso di casa, è stato tra i primi a soccorrere il padre, le cui condizioni sono apparse subito gravissime, disperate. Il colonnello Emanuele Tuttobene è deceduto alle ore 14. I rischi erano innegabilmente alti. Lui cercava di non pensarci. Io credo che forse fosse consapevole del fatto che col terrorismo la cosa più sbagliata da fare è farsi influenzare, lasciare che ti scippi via la vita e farti prendere dalla paura. Ecco, fin qui la proiezione del documentario Vittime, accolto dall'applauso della platea dei familiari delle vittime del terrorismo. Adesso il programma prevede la lettura di un brano di Walter Dobagi da parte di Luca Zingaretti. Prende Walter la parola Dobagi, Luca Zingaretti. Collega del Corriere della Sera, fu ucciso dalle Brigate Rosse il 28 maggio del 1980. Ricordiamo che oggi i due figli di Dobagi, Luca e Benedetta, hanno scritto proprio una lettera al Corriere dicendo: dobbiamo chiudere una stagione di odio. Quale giorno della memoria, al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice. Così la legge numero 56 del 4 maggio 2007 ha consegnato il dovere
di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche. A momenti come questo, in cui rinnoviamo la memoria di una delle pagine più tormentate della storia repubblicana, il ricordo di nomi e volti di vittime innocenti, la solidarietà umana alle loro famiglie. Una testimonianza profonda dell'omaggio dovuto ai caduti, ma anche di un nuovo spirito di ricerca e impegno di riflessioni su quelle cruciali vicende, viene anche dalle nuove generazioni. Alcuni dei ragazzi che hanno cercato le mogli e i figli delle vittime degli anni di piombo per capire, dialogare, guardando al futuro, sono qui tra noi oggi. Hanno la stessa età e somigliano straordinariamente agli studenti che Walter Tobagi, il 10 gennaio 1980, aveva visto partecipare spontaneamente ai funerali di 3 agenti di polizia uccisi dalle Brigate Rosse. Tobagi descrisse i sentimenti dei ragazzi di allora in un articolo inflessibile contro i terroristi, che uccidono, annotò, con più ferocia per celare la loro debolezza. 4 mesi dopo anche Tobagi fu ucciso da un comando terrorista. Dal Corriere della Sera dell'11 gennaio 1980. Quante facce di ragazzi, chi l'avrebbe immaginato, qualche anno, persino qualche mese fa, che migliaia di studenti si sarebbero radunati così spontaneamente al funerale di 3 poliziotti caduti nell'agguato terrorista. Erano usciti da scuola a frotte, i libri sotto il braccio, ed erano arrivati in silenzio, senza sventolare bandiere, senza gridare slogan, accalcandosi attorno a Sant'Ambrogio. È sempre difficile cercare di cogliere e interpretare gli stati d'animo collettivi, ma quello che è successo ieri non rientra nel novero dei fatti previsti o scontati. Ho ripetuto a decine di ragazzi la stessa domanda: perché sei venuto? E sul quaderno ho annotato risposte immediate, quasi istintive. Siamo venuti per testimoniare contro una cosa schifosa, schifosa per tutti, mi dicono Paolo e Michele, sedicenni del liceo artistico. Luca dell'Istituto Tecnico di San Donato: volevo esserci anch'io perché la polizia è gente come noi. 2 ragazze della Cattolica: non ne possiamo più di questo sterminio, ma perché uccidono? Gli occhi degli studenti, della gente qualsiasi, degli operai che alzano striscioni di consigli di fabbrica. Gli occhi di 30.000 persone si commuovono al passaggio di un corteo gelido di silenzio. Un silenzio rotto solo dal pianto dei parenti. Figlio di mamma, figlio di mamma. Madonna, Sant'Anna mia, dammi la forza. Gesti, vestiti umili, parole di dolore. All'interno della basilica ancora studenti a centinaia. Questi giovani danno l'impressione di volersi contrapporre a un mondo in cui dominano valori vecchi e sbagliati. E tra questi valori mettono anche la politica onnicomprensiva e ancora più la logica spietata e sanguinaria dei gruppi armati. Quando il cardinale Colombo comincia l'omelia, ancora una volta la mia voce deve levarsi libera e chiara. Viene istintivo chiedersi: chi ascolterà davvero questa voce di pace? E la risposta contiene una speranza. Forse l'ascolteranno questi ragazzi di 15-16 anni, che ieri hanno affrontato il freddo gelido, non per rivendicare nulla, ma per testimoniare una solidarietà, una partecipazione umana e civile. Walter Tobagi. Questa è la lettura di un articolo di Walter Tobagi, scritto in occasione dei funerali di 3 poliziotti uccisi da un comando terrorista qualche mese prima di essere prende poi la parola assassinato. Il presidente dell'associazione Piazza Fontana, 12 dicembre 1969, dottoressa Francesca Dendena. Ecco, sentiamo Francesca Dendena, che rappresenta appunto
le vittime e i parenti delle vittime di Piazza Fontana. Sentiamo. Signori, Presidente della Camera del Senato.